Ciao a tutti, bentornati. Oggi video preferiti del mese di ottobre. So benissimo che i preferiti del mese di settembre li ho saltati per causa di forza maggiore, però bando alle ciance. Parliamo appunto del presente, quindi i preferiti del mese di ottobre. Ottobre è terminato. E nulla, allora, i preferiti del mese. Partiamo dai preferiti beauty. Come preferito beauty di questo mese? Un prodotto che mi sta piacendo davvero tanto è questo detergente viso di Maternatura ed è nello specifico un gel detergente purificante con fiori di limone. Avendo io una pelle tendente ai rossori, questo gel detergente tende ad alleviare un po' questi rossori che ho sul viso. Mi sta piacendo abbastanza, anzi molto, perché nonostante sia limone, quindi mi aspettavo un gel molto più aggressivo, in realtà no, lo sento comunque molto delicato, che purifica. Chi è? No, Stavo facendo un video. Vabbè, c'è una persona. Ti vuoi salutare? Saluta. Ciao. C'è un intruso. Ok, dopo l'intruso, ridicevo che appunto questo gel mi piace molto, quindi trovo che sia buono soprattutto per chi ha pelli sensibili, perché a me è abbastanza sensibile, cioè, o meglio, ho questi rossori, quindi trovo che sia adatto alla mia pelle. Infatti mi è stato consigliato da Valentina, sempre lei, della ragazza da cui acquisto i prodotti bio. È molto molto valido, lo trovo davvero molto molto buono questo gel. Altro prodotto beauty che questo mese mi sta piacendo tantissimo è questo prodotto qui, di cui vi ho parlato in un video apposito, di questa azienda che è la Khadija Gang Cosmetics ed è l'olio d'argan puro. Io lo sto utilizzando fino ad ora solamente per quanto riguarda l'applicazione sul viso. Come vi ho detto anche in quel video, magari vi lascio il link da qualche parte, si può utilizzare anche per le unghie, anche per i capelli, che devo farlo assolutamente visto che siamo ad ottobre, quindi cadono i capelli, cioè lascio le scie, secondo me, quando passo i capelli cadono, pollicino praticamente. E quindi secondo me dovrei utilizzarlo anche per i capelli, soprattutto quando faccio maschere, quando ho più tempo. Io sinceramente non lo sto utilizzando perché ho i minuti contati per qualsiasi cosa, quindi mi è impossibile riuscire a fare gli impacchi per quanto riguarda le punte, perché comunque lavo i capelli di mercoledì e sabato, il mercoledì e il venerdì, quindi sono giorni in cui dopo, cioè, non riesco a farlo prima, ad avere magari un'ora di tempo prima di lavarli, e quindi comunque deve restare un po' in posa, altrimenti non ha senso farlo. Io lo sto utilizzando però, questa è una parentesi che non c'entra nulla, lo sto utilizzando per il viso. Lo utilizzo la sera, ci applico due goccine. Questo qui appunto è l'applicatore, ci applico due goccine sul viso e come vi ho detto ha anche un'azione curativa, quindi se avete acne, se avete rossori, li va appunto ad eliminare o comunque ad alleviare. Devo dire che tipo mi è capitato che avevo un brufolo e il giorno dopo tipo era quasi sparito, ho applicato quest'olio ed era sparito, quindi voglio dire ha delle azioni davvero benefiche e lo utilizzo anche come, non, beh, penso sia anche un antirughe o comunque quello no, però va a dare anche, io noto anche un po' di lucentezza al viso, elimina un po' di rossori, se avete cicatrici anche dovrebbe anche eliminarle, io non le ho, però tipo per quanto riguarda anche un po' di rossori, noto anche la mattina di avere il viso meno discromico, ecco, questo sì è vero, quindi positivo, positivo. Poi passiamo ai prodotti make-up. Per quanto riguarda il make-up, allora, ultimamente era da un po' che non facevo acquisti o comunque acquistando poco make-up, devo essere sincera, però le cose che ho acquistato questo mese, che mi sono piaciute un sacco, tra queste cose c'è la cipria di Essence, la Brightened Up e della Banana Powder che mi sta piacendo tantissimo. Dovrebbe essere la dupe, come vi ho già detto nel video dei prodotti Essence, la dupe della cipria di NYX. Mi piace molto perché è bianca, ma in realtà è trasparente, è adatta per fare il baking. Ho provato a fare il baking ed effettivamente è molto molto buona, pur essendo comunque compatta. Di solito per fare il baking è necessario farlo con polveri libere.
quindi con ciprie in polvere. Questa qui invece, pur essendo compatta, mi piace molto perché non riesco a farlo, mi lascia il contorno occhi tranquillo, cioè nel senso non mi crea l'effetto rughe, perché spesso utilizzando delle ciprie sbagliate il baking fa veramente cagare, ti vengono praticamente, ti invecchia di 20 anni. Invece questo non lo fa, riesce a tenermi il contorno occhi abbastanza illuminato e comunque disteso, cioè non con le rughette. Quello è il mio timore puntualmente quando faccio il baking, quindi bisogna fare attenzione anche e soprattutto alla cipria che utilizzate. La utilizzo anche come cipria normale, quindi che va a fissare il trucco, e mi ci trovo davvero molto molto bene perché mi dura il trucco a lungo e me lo fissa molto molto bene, quindi stra positiva questa cipria. Ne parlano tutti quanti bene, quindi anch'io sono di quella fazione. Altro prodotto molto molto valido che di cui mi sono innamorata è questo rossetto di Essence, il numero 07 degli Ultra Last, ed è questo nude molto molto bello, che è quello che indosso oggi. È un nude carne leggermente marroncino, bellissimo, e sono i nude che io più preferisco in assoluto. Ha un effetto non opaco, lucido, quindi da tutti i giorni. Io la mattina lo applico tranquillamente anche più di una volta al giorno, perché non dura sicuramente tanto, non ha una durata lunga, questo no. C'è un rossetto da portare in borsetta, da applicare insomma quando va via, ecco, non nulla di impegnativo, anche perché Essence ha un prezzo bassissimo, 2,89 euro per l'esattezza, e quindi è davvero molto molto valido. A me piace da morire soprattutto il colore. Io poi i rossetti di Essence li finisco nel giro di pochissimo tempo. So che finire dei rossetti è davvero quasi impossibile, ma io ci riesco, e soprattutto quelli di Essence, che non mi faccio problemi neanche se li perdo, perché costano davvero poco, perché mi capita di perderli, soprattutto quando però perdo i colori che mi piacciono, vado in bestia perché poi non li trovo nello stand perché sono introvabili. Però vabbè, quindi devo anche tenerli come se fosse un tesoro, ma comunque questo è davvero molto molto buono, lo 07, consideratelo. Poi altro prodotto che mi sta piacendo è il blush di Idun, questo qui che mi hanno inviato tra l'altro, è il Trambar 006, ed è questo rosa molto bello, ed è un rosa molto 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 non è molto acceso, è un rosa confetto, ma non molto molto acceso, si fissa molto bene sul viso e si stende anche molto molto bene, facile anche da sfumare, è leggermente polveroso, questo sì, l'ho notato. Ha delle perlescenze all'interno, ma in realtà quando lo applicate non si vedono assolutamente, e il colore mi piace molto, molto tranquillo, molto discreto secondo me, quindi non è insomma un blush che si nota da lontano, e dona quel giusto colorito al viso, e quindi mi piace. Altro prodotto che sto utilizzando e che mi sta piacendo è il fondotinta di Essence, questo qui che è il nuovo, il Fresh and Fit Wake Makeup, che mi sta piacendo un sacco, ce l'ho anche applicato oggi. Allora, per le prime applicazioni non ero molto convinta, però più lo utilizzo e più mi piace, perché io ho sempre paura ad utilizzare i fondotinta di Essence, come sapete, di solito non li acquisto. Questo l'ho voluto acquistare per il semplice motivo, o comunque li acquisto sapendo già che non li utilizzerò mai. Mi è successo un sacco di volte, ma li utilizzo perché mi piace provare, sperimentare, ma devo imparare che è inutile acquistarli per poi non utilizzarli. Ne ho tanti di Essence, però questo qui, packaging nuovo, il potere del packaging viene a me, in pratica mi ha conquistata e l'ho appunto acquistato. Devo dire che non me ne sono pentita fino ad ora. Questo qui è il numero 40, è la colorazione più scura, trovo che non sia neanche chissà quanto scura, per me va bene, e mi piace perché ha un effetto molto molto leggero, si può ottenere anche stratificando una coprenza maggiore, però a me basta pochissimo. Lo sto utilizzando con la Beauty Blender, che devo dire anche lei mi sta riservando un sacco di sorprese positive, poi ne parlerò anche in seguito. Mi piace un sacco. Quando ho fatto il video con voi ero in crisi perché, non sapendola utilizzare, ho sbagliato completamente ad applicarla, perché invece di picchiettare ad un certo punto ho iniziato a spalmare, ed è sbagliatissimo, non lo fate, però vabbè. Comunque mi sta piacendo soprattutto perché oltre ad avere un effetto molto leggero, quasi come se non ci fosse, che non, se non avesse il fondotinta sul viso, si vede ma non tanto, non ha un effetto mascherone, ha un effetto molto molto leggero, davvero come se vi fosse appena svegliate, un effetto luminoso, non è opaco, però non lucida, cioè nel senso dopo tante ore, io che chiaramente lo applico con una cipria dopo appunto quella di Essence che vi ho mostrato prima,
ma comunque noto che anche dopo tante ore non si lucida, non devo riapplicare, non devo neanche riapplicare più di tanto la cipria, cioè riesce a durarmi anche, non dico 12 ore, però 10 ore riesce a stare sul viso tranquillamente. Chiaramente dopo diverse ore i segni di stanchezza un po' si vedono, non rimango col fondotinta, cioè non ho l'effetto dopo 10 ore come quando l'ho applicato, insomma. Però per quanto costa, secondo me è davvero, davvero valido questo fondotinta, forse è uno dei fondotinta migliori che Essence abbia fatto, per chi piace chiaramente l'effetto leggero. Se avete però, secondo me, il viso, cioè una pelle tendenzialmente grassa, forse non fa il vostro caso. La mia è mista, quindi è tipo la zona un po' più lucida, tipo sotto il mento, un po' sul naso, sulla fronte, ma per il resto anche zone abbastanza secche. Se avete la pelle secondo me grassa, forse non fa il caso vostro, però io ve lo consiglio, costa davvero poco ed è davvero buono. Per quanto riguarda i prodotti ho finito. I preferiti invece, abbigliamento, accessori, questo mese sto utilizzando un sacco, ed è la cosa che più sto utilizzando, questi stivali, che di cui vi ho parlato anche nel video tag, quello sugli outfit, magari ve lo metto. Ed è questo stivale semplicissimo di H&M con il tacco bassissimo, che utilizzo praticamente tutti i giorni, è in camoscio ed è comodissimo, è una scarpa da tutti i giorni, cioè io avevo bisogno di uno stivale da mettere tranquillamente, che fosse comodo, come se avessi quasi dei sneaker, ed è come se avessi dei sneaker. Costano pochissimo, le pagate 35 euro, forse molto molto poco, e sono davvero molto molto belle, quindi questo è il preferito abbigliamento, anche se ho fatto un po' di acquisti, forse probabilmente riesco a farvi un video sugli ultimi acquisti che ho fatto, da Zara, da Bershka, insomma un po' di cosine nuove. Per quanto riguarda invece la canzone del mese, sono tornata, si vede che sono tornata con i preferiti, vi faccio ascoltare la canzone preferita di questo mese. Come sempre sono tante le canzoni, le mie canzoni preferite, però questo mese la mia canzone preferita, non ditemi che sono banale, però è davvero la mia preferita, ed è La musica non c'è di Coez. Ve la faccio ascoltare, forse la conoscete qua. Ci tengo a farvela ascoltare, faccio ascoltare magari il ritornello. Balla senza musica con te. Se parla che la musica non c'è. Non posso farvi sentire troppo, altrimenti mi tagliano il video, anzi me lo bloccano perché il copyright poi interviene. Non ho altri preferiti, film, serie TV nulla, serie TV ho ripreso però sono sempre le stesse, e film non ho visto nessun film interessante al cinema, almeno fino ad ora, e questo è quanto. Spero che questo video vi sia piaciuto, io vi mando un bacio grande, ci vediamo al prossimo video, ciao!